semplici, non siamo in grado di dare queste risposte. E dunque abbiamo l'impressione di un impotere. Però mi lascia 2 minuti per riferire a 2 maestri miei nella filosofia francese. L'uno è Gilles Deleuze, che faceva una grande differenza tra potere e potenza. Io non il potere non ce l'ho, però anche tu, Silvio, però abbiamo una potenza. Questa potenza è quello che l'altro grande filosofo di cui mi riferisco, Michel Foucault, chiamava eterotopie, altri luoghi. Noi inventiamo altri luoghi. Un'eterotopia è molto più modesta che un'utopia. Un'utopia è grande, totale, nel futuro tutto va bene, eccetera. Un'eterotopia è solo una soluzione attuale nei luoghi concreti. E se sto parlando, guardando a Silvio, è perché lui ha inventato eterotopie tra Capodimonte, Secondigliano, adesso in greco si chiama metafore i trasporti urbani. Dunque, tu hai creato eterotopie e ti ringrazio molto perché è una creazione dello spirito. Grazie tanto per questo.